La crescita della domanda di cibi di qualità ha dato vita a Idea Benessere di Donnini Group, un cuore verde che si espande dal Salento all'Europa per offrire a tutti il meglio della rosticceria e pasticceria basata su prodotti di eccellenza, zucchero di canna, stevia, camut italiano, corazzan, grano saraceno, canapa, latte di avena, sale integrale, marino, prodotti genuini per tutti, intolleranti e anche vegani. Oggi si può mangiare genuino deliziando il palato, mangiare pasticciotti leccesi, rustici e prodotti tipici del Salento non sarà più un problema per la linea e per la salute, basta con lo strutto, l'ammoniaca e con tutti quegli elementi che generano intolleranze. Ora nei bar di Lecce arrivano i prodotti di Idea Benessere. Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme sulla pericolosità delle carni lavorate, a Lecce i consumatori cominciano a innamorarsi di un prodotto senza strutto, ovvero senza grasso di maiale lavorato, utilizzato nella gran parte delle rosticcerie. Tutti quanti ci guardiamo allo specchio, vogliamo sembrare più belli, e facciamo tanto sport, però quando ci sediamo a tavola, ahimè, c'è chi dice devo dimagrire e mi accontento del piatto di insalata, c'è quello che invece dice la dieta la inizio da lunedì e quel lunedì non arriverà mai, invece c'è chi mangia bene con gusto, che è un qualcosa che sembra come se non possa andare a braccetto, no? Invece noi siamo riusciti con la gamma di prodotti Idea Benessere a, come si suol dire qui da noi, ad avere la moglie ubriaca e la botte piena. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet. Mangiare bene vuol dire mangiare tutto ciò che la natura ti offre, senza alterare i prodotti, senza portare delle modifiche, senza ritrovarsi ad essere convinti di mangiare bene e poi abbiamo un elenco di tutto quello che mangiamo che alla fine ci fa male. Abbiamo voluto creare una gamma di prodotti di pasticceria e di rosticceria che eliminano tutto quello che sappiamo benissimo che fa male. Andiamo a prendere tutto quello che è la pasticceria e tutto quello che è la rosticceria e tutti quelli che possono essere anche i primi piatti. Andiamo ad eliminare le farine zero, che sappiamo benissimo di quanto facciano male. Andiamo ad eliminare gli zuccheri raffinati, che altrettanto sono un bel danno. Andiamo ad eliminare i derivati animali per tutti coloro che soffrono di intolleranze. E quindi se un prodotto va a portare l'intolleranza, vuol dire che non fa poi tanto bene. Noi abbiamo studiato in un anno e mezzo la strategia per correre e poi fermarsi in un bar, mangiare un bel pasticciotto senza danni, mangiare un bel rustico, un bel cornetto, un bel fagottino, mangiare biscotti, mangiare tutto quello che vogliamo senza dire che cosa ho fatto, senza crearci i sensi di colpa. Quando mangi un bel cornetto Idea Benessere, dove sai che sono soltanto farine pregiate come il corazan, che è il camut italiano, come la canapa, il grano saraceno, il farro integrale, e all'interno non abbiamo gli zuccheri bianchi raffinati, abbiamo stevia, che per molti, se molti non sanno, la stevia è uno zucchero naturale che viene dalle piante, con lo zucchero di canna grezzo. Baby, un prodotto Idea Benessere ha il 40% in meno delle calorie di un prodotto classico. Idea Benessere ha l'obiettivo di informare i consumatori sulla differenza tra un prodotto classico, fatto di elementi che possono scatenare intolleranze, e un prodotto benessere che può essere mangiato anche da intolleranti a determinati cibi e vegani. I prodotti Idea Benessere sono già richiesti sul mercato europeo. 3 mesi di produzione dopo un anno e mezzo, di ricerca di prodotto buttato, di tante spese, investimenti e via dicendo,
e in 3 mesi oltre nel Salento, da la settimana prossima anche in provincia di Taranto ci saranno i nostri prodotti, fra non molto abbiamo avuto già anche una richiesta a Milano, abbiamo anche delle richieste fuori Francia, Svizzera e via dicendo, quindi piano piano il nostro orgoglio è portare il pasticciotto leccese benessere, il rustico leccese benessere, con tanto di nostra foto, di quella che è il nostro Salento, però in tutto il mondo. Il mercato europeo, per quanto riguarda il mangiare bene e mangiare sano, corrisponde a 22 miliardi di euro. Noi, sapendo questo e sapendo i paesi dove possiamo andare a cercare, iniziamo con la Francia, la Svizzera, la Germania, perché la Germania è il primo a livello europeo a essere nel mercato del bio, del mangiare sano. Per quanto riguarda la Francia e i paesi francofoni, la Francia è il secondo paese europeo per quanto riguarda il mangiare sano. Occhio al marchio, esclusivamente deve essere un marchio Idea Benessere, perché ci sono molti che vendono per esempio i cornetti vegani, no? Cornetti vegani che poi trattano farina zero. Gli ristoratori Idea Benessere sono persone precise, quindi stiamo parlando di quella categoria a 5 stelle che non va a confondere, non va a confondere. Nel prodotto Idea Benessere non c'è farina zero, non ci sono zuccheri bianchi, non ci sono le uova, non ci sono il latte, però la cosa essenziale è che sono prive di quelle materie economiche, perché la farina zero ha un costo di 45 centesimi al chilo, una nostra Corasan invece ha 8 euro al chilo, e quindi dobbiamo premiare il ristoratore che ha l'occhio per la qualità. Molti altri imprenditori hanno deciso di scegliere farine particolari, pregiate, camut, di farro, e l'idea di cercare di trovare una clientela interessata a un prodotto di ottima qualità e che faccia bene sia l'interesse anche della ristorazione moderna. Alla mia età è difficile pensare al mangiare sano, solo che perché siamo circondati da alimenti pieni di grassi, proteine, zuccheri, eccetera. Solamente che per un futuro migliore, già dall'adolescenza bisognerebbe iniziare a mangiare con gusto, sì, però anche prodotti sani, quindi fatti con alimenti necessari. Ho fatto assaggiare i prodotti della gamma Idea Benessere a molti miei amici e sono piaciuti tantissimo. Siamo all'interno del laboratorio dove nascono tutti i prodotti Idea Benessere. Non c'è latte animale e le farine sono davvero speciali, come ci spiega il responsabile del controllo qualità. Questa è la farina di farro biologico, che praticamente noi utilizziamo in qualunque dolce, anche nel rustico leccese, utilizziamo quella di farro, a volte anche quella di farro integrale. E le altre farine che utilizziamo sono quelle di canapa sativa biologica, che contiene un apporto molto alto di omega 3, omega 6, pertanto a differenza di tutti gli altri prodotti che possono essere considerati benessere o comunque senza origini animale, noi diamo anche un prodotto che contiene delle vitamine. Utilizziamo anche la canapa sativa biologica, che è molto buona perché al suo interno contiene omega 3 e omega 6. Noi principalmente usiamo olio di riso perché siamo all'avanguardia e vogliamo guardare anche avanti per i possibili clienti celiaci. Questa è la farina di Corasan, che è praticamente una farina di nostra nazionalità, ed è molto buona perché l'apporto calorico è molto basso, i grassi sono quasi assenti. Qui abbiamo la farina di mais fioretto, che serve all'interno della linea anche per celiaci. È vero, credetemi, è accaduto.
dei condimenti che noi utilizziamo all'interno dei nostri dolci come le mandorle baresi, a differenza di tutte le altre mandorle che comunque sono di derivazione internazionale, quindi non possiamo riuscire a capire da bene esattamente. Noi abbiamo una produzione che si stabilisce sul territorio, quindi chilometro zero per quanto è possibile. Chilometro zero è la nostra proprio filosofia, sì. Questo è cioccolato fondente 100%, e a differenza degli altri cioccolati utilizzati nelle altre attività, comunque non presenta tracce di latte di origine animale. Meraviglioso! Farine pregiate, prodotti naturali non derivati da animali e tanta bontà senza farsi del male. Idea Benessere augura a tutti buon appetito. Meraviglioso!